Un libro al giorno incontra oggi Caterina Ambrosecchia, autrice del libro La prima immagine di lei. È un inno alla fragilità, si può dire. Che tipo di donna incontriamo in queste pagine? Sì, Maddalena Di Dio è la protagonista principale di questo romanzo ed è una donna che è stata abbandonata alla nascita dalla madre biologica e quindi vive, cresce e sviluppa la sua identità in una maniera problematica. Questo antico rifiuto la condizionerà per tutta la vita, anche nel momento in cui, quasi per caso, diventa madre ella stessa. E infatti poi do vita ad un altro personaggio, che è l'altra protagonista, che è la figlia Marta. Quindi il romanzo fondamentalmente ha due voci, quella della madre Madda, Maddalena, e quella della figlia Marta. Giungeranno le due donne a un riscatto interiore, quindi riscopriranno il Marta loro sicuramente essere. Sì, avrà la possibilità di cambiare il proprio destino, che sembra all'inizio segnato, perché una madre problematica comunque non aiuta lo sviluppo armonico di una ragazzina. E altre figure in un certo senso prenderanno il posto della madre, quindi Marta avrà la fortuna di incontrare delle figure di riferimento che in un certo qual modo le faranno scoprire un nuovo modo di stare al mondo, e quindi il riscatto sicuramente è dietro l'angolo e Marta ci riuscirà. Grazie ancora a Caterina Ambrosecchia, autrice del libro La prima immagine di lei, edito da Cardi, e grazie anche a Libri nel Borgo Antico, il festival letterario che ogni anno a Bisceglie ospita autori e lettori nell'ultimo weekend di agosto. Appuntamento al prossimo libro.